Oggi siamo qui in sciopero, la prima di due giornate, di almeno due giornate di sciopero, il primo pacchetto di sciopero che l'abbiamo proclamato, perché abbiamo chiesto a SAF forti aumenti salariali. Una richiesta molto semplice: forti aumenti salariali e il cambio di contratto collettivo nazionale applicato. I lavoratori della SAF, che dicevo lavorano per l'università, hanno retribuzioni attorno ai 7,30 euro lorde l'ora. Significa avere a fine mese in busta paga stipendi da 1.100-1.200 euro nette al massimo. Salari ovviamente da fame, salari da fame ancora anni fa, salari che diventano impossibili da sostenere dopo anni di aumento velocissimo del costo della vita, con un'inflazione che in particolare a Padova è eroso potentemente il potere d'acquisto dei lavoratori. L'abbiamo letto, Padova è una delle città più care d'Italia, dove incrementi del costo della vita sono stati più cari. Bene, questi lavoratori prendono 1.100-1.200 euro al mese ed è una cosa inaccettabile. È una cosa inaccettabile ovunque ed è una cosa inaccettabile in particolare per dei lavoratori che lavorano all'interno dell'Università di Padova. Riteniamo che gli enti pubblici, le società controllate dal pubblico, diciamo dove il pubblico che governa, che controlla i processi, tutti i lavoratori debbano avere degli stipendi dignitosi. Nelle tante proposte di legge sull'introduzione di un salario minimo, cosa che ormai viene riconosciuta da tutti, si parla di almeno 9 euro lorde l'ora come salario minimo dignitoso. Bene, questi lavoratori sono molto al di sotto di questa cifra. Abbiamo chiesto all'azienda quindi di cambiare contratto, perché il contratto che gli viene applicato, il contratto collettivo nazionale, quello delle pulizie, multiservizi, è un contratto inadeguato ed è un contratto estremamente povero. Un contratto che, lo diciamo, è stato firmato da CGIL e CISL e UIL, che dicono che i loro contratti sono sufficienti a garantire dignità ai lavoratori. Bene, questo contratto è la dimostrazione che ciò non è possibile. È necessario introdurre dei meccanismi per cui i lavoratori non possono andare al di sotto di determinate retribuzioni orarie. Per questo siamo qui sotto l'Università di Padova. In quanto committente chiediamo che faccia il suo per spingere SAF a pagare retribuzioni molto più alte, perché lo diciamo molto chiaramente: noi non siamo in sciopero per chiedere 50-60 euro in più, chiediamo molti, molti più soldi. Chiediamo che i lavoratori abbiano almeno una retribuzione oraria di 9 euro lorde l'ora, che abbiano la possibilità di avere un ticket mensa, quindi uno strumento per poter pagare il pranzo, e anche avere dei posti adeguati dove mangiare, perché un'altra delle nostre richieste è avere degli spazi, degli spogliatoi, dei locali mensa dignitosi, non come adesso che vengono puliti dagli stessi lavoratori che si trovano costretti a mangiare su tavoli di fortuna procurati da loro stessi. Quindi siamo qua davanti al rettorato per chiedere che l'Università di Padova si faccia parte diligente perché si possa arrivare a garantire a questi lavoratori un salario dignitoso. Chiediamo che venga aperto un tavolo alla presenza dell'università dove si valuti anche l'appalto, se l'appalto è congruo a garantire questo tipo di retribuzioni. Perché nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con l'azienda, quello dove c'è stata la rottura che ci ha portato poi oggi allo sciopero, la società SAF ci ha detto che non sono in grado di pagare retribuzioni più alte, perché quello che gli viene riconosciuto dall'università non è sufficiente. Noi sappiamo il costo di aggiudicazione di questo appalto quant'è.
riteniamo che possa essere congruo per aumentare in maniera sufficiente le retribuzioni. Ciò nonostante, vogliamo coinvolgere l'università e vogliamo capire come costruire un meccanismo per questi lavoratori, ma anche per gli altri lavoratori degli appalti, per cui le retribuzioni arrivino almeno a un livello di 9 euro lorde l'ora. Quindi oggi una prima giornata di sciopero dei lavoratori SAF, i lavoratori che si occupano del pattinaggio, della manutenzione per l'Università di Padova in appalto. Domani saremo di nuovo qui, lo diciamo già, l'abbiamo già proclamato lo sciopero per domani. Certo, siamo disponibili a ritirarlo qualora ci sia la volontà di discutere seriamente di forti aumenti salariali, lo ripetiamo, perché questo è quello che chiediamo. Per cui siamo disponibili a ritornare a lavorare da domani qualora ci sia una seria apertura. Sappiamo che sarà molto difficile e per questo abbiamo già proclamato un altro giorno di sciopero, sapendo che domani molto probabilmente ci ritroveremo qui davanti. Ovviamente questi lavoratori non chiedono soltanto forti aumenti salariali, chiedono anche migliori condizioni di lavoro, l'abbiamo detto. Quello che siamo riusciti